Ciao e benvenuti sulle video guide di lofionline.it. Se hai fatto la domanda per la disoccupazione NASPI, in questa guida vediamo come consultare in pochi minuti l'esito della domanda. Per prima cosa, dobbiamo andare sul sito dell'INPS. Potete raggiungerlo direttamente anche cliccando il link nella descrizione. Arrivati sul sito, clicchiamo in alto a destra su Entra in MyINPS, come vediamo nell'immagine. Dopodiché dobbiamo effettuare l'accesso tramite lo SPID. Se non sai come fare, puoi seguire la nostra guida dedicata di cui trovi il link nella descrizione. Una volta effettuato l'accesso, procediamo a scrivere NASPI nella barra di ricerca indicata dalla freccia. Poi clicchiamo su Cerca. Ora vedremo tutti i risultati riguardanti la parola NASPI. Noi dobbiamo scegliere il servizio Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, NASPI, consultazione domande. Se non lo trovate nella descrizione c'è il link diretto su cui cliccare. A questo punto, se tutto è andato a buon fine, saremo nell'area dedicata alla NASPI. Dal menu di sinistra, clicchiamo su Consultazione domande, indicato dalla freccia più piccola. Nella tabella vediamo la data di presentazione della domanda, il numero di protocollo, l'ultimo lavoro svolto e lo stato della domanda. Proprio in questo campo vedremo l'evoluzione della nostra richiesta. Noi leggiamo, in fase di trasferimento, in quanto inoltrata da poco, e deve ancora pervenire presso l'ufficio INPS competente. Possiamo trovare la voce, in lavorazione, cioè l'hanno ricevuta e la stanno lavorando. Oppure, pagamento in corso, se è stata accettata. Se abbiamo precedentemente inoltrato correttamente la domanda, riceveremo anche un SMS che ci informa dell'accettazione o meno della domanda. La guida termina qui, ma per ulteriori informazioni potete contattarci nei commenti o tramite i social. Grazie per aver seguito questa guida. E ricorda di iscriverti al nostro canale cliccando su Iscriviti, come vediamo nell'immagine. Sul nostro sito, lofionline.it, trovi molte altre guide in formato classico, da leggere, sempre gratis e illustrate. Passo dopo passo, come semplificarci la vita su internet? Lofionline.it.